Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Spazio e bentornati al nostro consueto appuntamento con Apriti Cielo, la rubrica settimanale che si occupa di domande scottanti di fede. Oggi abbiamo un nostro ospite, Don Cristian Marchicca, che è cappellano a San Marco ma è anche coordinatore della pastorale giovanile del Vicariato Urbano di Udine. Ben trovato, Don Cristian. Salve, salve, un saluto a tutti. E allora, il tema di oggi è davvero complesso perché ci porta nell'aldilà. Infatti il tema è risorti o reincarnati. Non è un tema che abbiamo scelto a caso, infatti ci stiamo avvicinando alla Pasqua e cominciamo a sentir parlare, per fortuna, di risurrezione. E allora cominciamo dal principio, ovvero in entrambi i casi, dobbiamo ovviamente capire la differenza tra queste due parole, in entrambi i casi parliamo di vita dopo la morte. Esattamente, questo qui è un dato antropologico che è comune, diciamo, all'uomo religioso. L'uomo religioso è convinto che la sua esperienza, la sua vita non si conclude qui sulla terra, ma dopo la morte c'è un aliud, c'è un altro al quale l'uomo religioso in qualche maniera cerca di tendere. Ovviamente ogni religione configura, identifica questo altro in maniera anche differente. Ecco, e allora va molto di moda tra i ragazzini, adesso tra i giovani, parlare di reincarnazione. È un, come dire, è un termine, è un'idea che attrae molto. Cerchiamo di capire bene allora che cos'è e perché è del tutto diversa invece dall'idea cristiana di resurrezione. Allora, però partiamo proprio dalla reincarnazione. Che cos'è, Don Cristian? La reincarnazione è una dottrina per cui alla morte del corpo l'anima, invece di andare in paradiso o all'inferno oppure sparire così, l'anima trasmigra, passa in un altro corpo. Poi anche nell'ambito della reincarnazione ci sono diverse anche teorie per cui l'anima può andare solamente in un altro corpo umano, invece per qualcun altro può andare anche in un corpo vegetale o animale. Insomma, è veramente molto ampio come dottrina e come idea. Ma la cosa fondamentale è che, secondo me, anche un po' la difficoltà di questa teoria è il fatto che l'esperienza del corpo viene completamente messa da parte. Il corpo diventa solamente un contenitore dell'anima, diventa un accessorio. L'anima può vivere sempre e comunque indipendentemente dal corpo che la ospita, in questo caso. E questo qua anche è la grossa differenza con la risurrezione, se vogliamo. Ecco, appunto, qui mi fornisci l'assist poi per parlare di resurrezione. Mi colpisce questo tuo focus sul fatto che l'anima, certo, trasmigra in un altro corpo che quindi diventa insignificante da un certo punto di vista. E allora, invece, nella resurrezione che cosa accade? In che cosa si differenzia? La risurrezione, invece, appunto, è completamente un'altra cosa. Nella risurrezione la nostra esperienza fisica corporale non è che viene annullata, che viene annichilita, ma viene portata a compimento, a glorificazione. San Paolo dice: quando questo corpo mortale si sarà rivestito di immortalità. Quindi è questo il nostro corpo che viene glorificato, non un altro. È molto importante questa cosa qua e lo vediamo nell'apparizione del risorto. Gesù entra nella stanza, entra senza passare per le porte, compare, quindi un corpo completamente diverso come siamo abituati a intendere noi, però mostra a Tommaso i segni delle piaghe, i segni della crocifissione e la piaga nel fianco. Quindi tutta la nostra storia in qualche maniera risorge e viene portata a glorificazione, non solamente le cose belle, ma anche le cose, le nostre sofferenze, quello che ci hanno fatto un attimino patire. Tutta la nostra storia viene glorificata da Dio. E questa anche è la cosa fondamentale del cristianesimo, anche la novità. Perché è facile parlare di risurrezione, dei morti, dell'anima, cosa molto astratta. Ma il cristianesimo dice, è questo il nostro corpo a risorgere. È interessante a tal proposito l'affermazione di Rufino nel Credo di Aquileia, che i nostri padri da secoli professano, che alla fine dice: credo la risurrezione di questa carne, non una carne generica, ma sarà questo stesso mio corpo con il quale ho amato, ho voluto bene, è questo corpo qua, ma con il quale magari ho avuto delle sofferenze,
è questa mia storia a risorgere e portata ad abitare in paradiso. Ecco, tu citavi prima il fatto che la risurrezione forse a volte è un po' astratta, e allora ti chiedo proprio di concretizzarla un po' di più, perché a volte noi non ci rendiamo bene conto di cosa succederà dopo la morte. Certo, i cristiani hanno questa idea della risurrezione, ma ecco, rispetto ad esempio a un'idea come la reincarnazione è molto più facile da capire forse, la risurrezione rimane un po' sfumata. E allora, ad esempio, quando succederà? Quando accadrà la risurrezione? E che cosa accadrà quando risorgeremo? Allora, questo qua è già un dubbio, diciamo, uno dei problemi che già dai primi cristiani, già gli apostoli avevano questo dubbio. Ricordiamoci, ad esempio, del brano di Vangelo ascoltato la seconda domenica di Quaresima, no? Quando Gesù viene trasfigurato sul Tabor. Scende, mentre scendono lui con i tre apostoli, i tre si chiedono fra di loro e si domandavano che cosa volesse dire risorgere dai morti. Neanche per loro quindi la faccenda era così chiara. E per l'uomo da accettare è ancora più difficile. Mi viene in mente l'episodio di San Paolo ad Atene, quando prendo spunto da questo altare dedicato al d'ignoto, annuncia loro Gesù Cristo, ma quando arriva al punto focale, che è la risurrezione, casca l'asino. Dicono: su questa cosa qua ti sentiremo un'altra volta. Perché la risurrezione dei morti è completamente fuori dai nostri schemi. Che cosa accadrà? Allora, noi sappiamo che, da quello che abbiamo detto prima, quindi, che noi siamo fatti di anima e di corpo. Noi non abbiamo un corpo, noi siamo un corpo. Questa è una cosa fondamentale di tutto il cristianesimo. Noi quando, insomma, alla fine della nostra esistenza qui terrena moriremo, questo composto, diciamo, viene separato. Il corpo viene tumulato, mentre la nostra anima si presenta davanti al trono di Dio, dove riceverà anche il giudizio, un giudizio che è assolutamente con misericordia, e vedremo la verità sulla nostra vita, quanto abbiamo saputo amare, quanto invece abbiamo anche fatto un po' di difficoltà. Ecco, già lì c'è un primo giudizio, no? Di vita o anche di condanna. E lì la nostra anima. Alla fine dei tempi, quando il Signore ritornerà sulla storia e lì il mondo avrà fine, ecco, quella volta ci sarà anche quella che è la risurrezione del nostro corpo, appunto, per una risurrezione di vita o di condanna. Ma per fortuna sappiamo che il nostro Signore è misericordioso, si è fatto uomo e sa cosa vuol dire anche le nostre sofferenze umane, fino proprio alla croce, come ricordiamo in questi giorni di Pasqua, sa dire la difficoltà e il peso della croce, la tentazione, ma sa anche che l'uomo è fragile, quindi abbiamo speranza, insomma, nella sua grande, grande misericordia. Ecco, io lo ricordo, siamo con Don Cristian Marchicca, ricordo ancora cappellano a San Marco e coordinatore della pastorale giovanile del Vicariato Urbano di Udine. E stiamo cercando di capire la differenza tra risurrezione e un altro termine che va molto di moda, ovvero reincarnazione. E allora, Don Cristian, tu hai appena usato un'espressione che mi ha colpito molto, cioè che la risurrezione è fuori dai nostri schemi. È un po' è vero, allora ti provoco un po' su questo, perché noi in questa nostra chiacchierata stiamo ponendo risurrezione e reincarnazione un po' sullo stesso piano, cercando di vedere le differenze, però mi viene da dire, poi mi dirai tu se è corretto, che la resurrezione è molto di più in realtà, non solo perché appunto ci sono delle differenze che abbiamo appena visto, ma anche perché con la resurrezione e con la resurrezione di Gesù Cristo si vince la morte. C'è una speranza per l'uomo che si apre, che è qualcosa di totalmente diverso, è un'apertura del cuore e dell'anima che è qualcosa di incredibile. Esattamente. Mentre nella reincarnazione tu ricominci a vivere la stessa vita di prima, ricominci anche magari a soffrire, ricominci tutto un percorso da capo, nella risurrezione non è così. Nella risurrezione tu ricevi la vita eterna, la vita piena, cioè la vita di comunione piena tra creatura e creatore, dove dice l'Apocalisse: Cristo sarà tutto in tutti. Non è quindi una vita nuova, una vita diversa dalla precedente, ma una vita piena, una vita appunto eterna per sempre.
Ecco, a questo proposito, a qualcuno potrebbe venire in mente di chiedere, beh, ma allora la vita vera è quella che c'è dopo, è la vita da risorti. E invece anche qui ti provoco un po', dal Vangelo noi apprendiamo che la resurrezione di Cristo serve proprio a farci provare la vita eterna già qui, già su questa terra, o sbaglio? Esattamente, noi qui sulla terra vediamo come saremo in paradiso. Anche qui il Signore nel giudizio non farà altro che rettificare le nostre scelte che qui abbiamo vissuto, qui abbiamo operato. E si diceva, no, che noi non si va in paradiso o all'inferno. Noi siamo paradiso, noi siamo inferno, cioè nella misura delle nostre relazioni noi siamo qualcosa, è uno stato, non è un luogo in senso stretto, il paradiso e l'inferno. Quindi quello che noi saremmo qua giù sulla terra, noi qua possiamo essere già qui, paradiso o essere inferno, a seconda di come viviamo la nostra vita, le nostre relazioni, a seconda di come noi incarniamo la nostra fede nelle relazioni quotidiane. Ecco, direi che è molto bella questa espressione. Noi possiamo essere paradiso anche qui sulla terra. Ti faccio un'ultima domanda, Don Christian, che riguarda invece un altro tema che viene in mente quando si parla di resurrezione, cioè il fatto di cremare i morti. Noi purtroppo stiamo vivendo un periodo difficile con tanti defunti, immagino che tanti li avrai accompagnati anche tu, e molto spesso vi sorge la domanda: ma si può cremare un defunto? Cioè, abbiamo parlato proprio della corporeità della resurrezione. Allora non è un po' una contraddizione cremare un defunto? Beh, anzitutto dire che appunto la risurrezione non è la rianimazione di un cadavere. Questa è la cosa fondamentale da ricordarsi. E si può, certamente, si può, la cremazione è una pratica che è accettata dalla Chiesa Cattolica, quindi sì, si può cremare tranquillamente i defunti, anche perché adesso viviamo alcuni momenti veramente anche di difficoltà, in senso stretto, per cui c'è anche questa necessità. Poi anche i nostri cimiteri sono un po' alla volta anche riempendo, no? Ci sono tante necessità, ma la nostra fede nella risurrezione non viene messa alla prova, non viene meno davanti alla cremazione del defunto. L'importante è sempre ricordarsi che noi, che quella persona lì non è cenere in senso stretto, ma è stato un corpo che noi abbiamo amato, abbiamo conosciuto, è stata una persona che poi adesso è lì cremata, ma non è un problema, insomma, di fede, non mette in dubbio né la sua risurrezione né il significato della risurrezione in senso ampio. E allora direi proprio che questa è la nostra ultima puntata prima di Pasqua, poi ce ne saranno altre ovviamente, ma è proprio bello arrivare a Pasqua con questa certezza, cioè che risorgeremo, anche noi risorgeremo come Gesù. E allora grazie mille Don Christian, grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a te, grazie a voi dell'ascolto. E io vi ricordo che potete anche vedere questa intervista sui canali social dei Mercoledì dell'Angelo oppure sul canale YouTube della Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine. A tutti voi l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Un caro saluto e a presto! Andi.